ragazze, ciao ragazzi. Allora, oggi super mega video haul. Ci sono sia delle cosine molto succulente che ho comprato io a Venezia e ad Amsterdam da Dior e da Cartier. E poi ci sono un sacco di altre cosine che mi sono arrivate dai brand che io amo di più, come Too Faced, Benefit, Dior, Fenty Beauty, NYX. Quindi, bando alle ciance, iniziamo subito. Ora faccio sempre questi preamboli. Allora, Rimmel, mi è arrivato questo pacchetto Wonder Swipe, eyeliner e ombretto 2 in 1. Se non vi acceco magari questo coso, voglio vedere. Ok, allora sono degli eyeliner e ombretti. A vedere dalle foto qui sembrano molto molto carini. Ci sono di tutte le colorazioni. Secondo me una cosa del genere può essere molto molto carina a Capodanno, tra l'altro, tutti questi sbrilluccichi, molto molto wow, cioè vabbè, questo è spettacolare. E quindi sono degli eyeliner tipo glitterati di tantissimi colori diversi. Voglio andare a provare quello dorato e vedere se fa lo stesso effetto della foto che abbiamo visto. Beh sì, è molto molto, forse è un po' più argentato di come me lo aspettassi. Eccolo, non so se riuscite a vederlo bene lo swatch, ma molto molto scrivente, anche se me l'aspettavo un pochino più giallo, non so perché. Quindi molto carini questi nuovi Wonder Swipe eyeliner e ombretto 2 in 1. Poi mi è arrivato in realtà un altro pacchetto da Rimmel, questo qua, Rimmel London, con tutti questi kiss. E vediamo un po' che cosa c'è. Ah ok, qui ci sono i nuovi Stay Satin, c'è Rita Ora come testimonial, e ci sono i nuovi rossetti liquidi con finish satinato, quindi praticamente semi opachi dovrebbero essere, diciamo così. Allora, questi due non mi ispirano tantissimo come colori, ma il rosso e questi tre che sono un pochino più nude, specialmente questo, mi ispirano particolarmente, devo dire. Molto molto carini questi lanci Rimmel. Poi, allora, mi sono arrivate queste cosine da un brand che io non conoscevo e si chiama Like. Quando faccio questi video mi cade sempre tutto, sembra che spacco tutto. Allora, si chiama Like, L'Ike, e mi hanno chiesto di scegliere determinati prodotti dal loro sito che volevano inviarmi per farmeli provare, ed io ho scelto la maschera per capelli Hair Mask, poi ho scelto lo shampoo purificante. E non contengono sodium cloride, quindi non c'è sale, quindi anche se ho la cheratina nei capelli posso utilizzarli. Poi c'è la crema corpo al latte d'asina, questa mi ispirava troppo perché secondo me è super 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 nutriente e ne ho davvero bisogno. E poi ho scelto, allora, shower gel, anche questo al latte d'asina, molto interessante. E poi l'acqua micellare, io amo le acque micellari per struccarmi, mi sto trovando benissimo con quella della Your Good Skin. E adesso proverò questa, poi finirò l'altra. E poi altre due cosine in realtà. Ah sì, no, mi sa che avevo scelto solo uno shampoo, a me ne hanno mandati due, grazie. E c'è lo shampoo fiori d'acqua, Waterflower Shampoo, per uso frequente. Io lavo i capelli un giorno sì, un giorno no, quindi credo si possa considerare frequente. E poi c'è, ah sì, questa mi ricordo l'ho scelta, la crema contorno occhi. Io uso chili, tonnellate, quintali di crema contorno occhi, non posso farne a meno, la uso da quando avevo tipo 13 anni, rigorosamente mattina e sera, e quindi voglio provare anche questa che appunto come ingredienti sembra molto molto buona. Trattamento idratante, rassodante, contro le rughe, occhiaie e borse, quindi cioè metto questa fra... ho 12 anni. Poi, allora, vi faccio vedere questi. Mi sono arrivati proprio oggi e sono due prodotti Fenty Beauty e sono i Lip Paint, Stana Lip Paint. Spero di aver ricevuto quello nude, spero, spero. Incrociamo le dita. Allora, c'è Unveil e Uninvited. In realtà, allora, questo credo sia super 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 marrone e su di me non sta affatto bene, ma sì, no, effettivamente, cioè una cosa di questo tipo su di me mi fa sembrare uno zombie. E poi c'è qualcosa di peggio ancora, no vabbè, questo per Halloween potrei anche usarlo per una serata così, però altrimenti un colore nero sulle labbra è un po' difficile appunto per Halloween, perché no, il resto no. Così. Poi, allora, non so dove continuare. Allora, poi apriamo questo di L'Oreal Le Chocolat. Le Chocolat, io non so parlare francese, ma immagino, spero di averlo detto corretto. Probabilmente no. Oddio, che figata! No, vabbè. Allora, all'interno
c'è in questo packaging molto cioccolatoso, che si è un po' rovinata la cannuccia ma è troppo carina. Ta-da! Ci sono i nuovi rossetti liquidi ultra matte. Wow, ok, qui potrei impazzire, ma il packaging è davvero fenomenale. Sono, allora, questo deve essere molto carino, forse un pochino troppo scuro per me. No, vabbè, questo nude, proviamolo. Anche questo è un pochino troppo marroncino per i miei gusti, ragazzi, forse sono un pochino più adatti a chi ha la carnagione scura, ma... questo sembra anche molto molto carino, andiamo a vedere. No, vabbè, questo è fantastico ed è il colore 848, Dose of Cocoa. Molto carino questo, molto carino, e tra tutti credo proprio che sia il mio preferito. Poi, allora, che cosa vi faccio vedere? Vi faccio vedere questo, che vi ho già fatto vedere però su Instagram Stories. Se non mi seguite ancora su Instagram, c'è il link qua sotto, perché vi faccio vedere sempre roba in anteprima, sempre più rispetto a YouTube. E tada! Mi è arrivata questa, è tipo una radio, non una radio, come si chiama? Una radio, e di Dior, che tra l'altro è anche super 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 pesante, e strafighe sono anche i bottoni, che in realtà sono dei prodotti, perché se mi ricordo come si apre, ta-da-da, ta-da-da, ta-da, ci sono, è pesantissima, c'è tutta l'ultima collezione Ultra Rouge, cioè Dior Rouge Ultra Rouge, ci sono 6 nuovi rossetti, 4, questi sono, sì, sono lip liner, quindi sono praticamente matite labbra però fatti tipo a pennarello, e poi ci sono 4 nuovi, 4 smalti, c'è il Star Love, Rouge and Diable e Rouge. Rouge lo uso da sempre, vabbè, adesso faccio il semipermanente, ma ho usato chili di questo. E super 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 collezione. Poi c'è, vabbè, c'è la chiavetta. Quando li ho aperti su Stories mi era capitato, è difficilissimo toglierli dalla confezione, mi era capitato quello nero, che poi mi avete spiegato che serve tipo da base per gli altri rossetti. Ma perché non lo ritrovo? C'era! Ok, eccolo. Ta-da! Però non l'ho swatchato, voglio vedere com'è swatchato. Beh, è un semicoprente, direi, semicoprente, molto carino, eh? Molto carini, voglio indagare, perché poi c'è anche quello bianco, eccolo qua, che non ho ben capito a cosa serva, ma mi devo un attimino informare, tipo, perché bianco e nero da Dior non me l'aspettavo, ma devo appunto andare a vedere. Comunque, super pacchetto, molto molto carino, e vabbè, io poi amo Dior, quindi per me è sempre il top ricevere prodotti da Dior. Poi mi sono arrivate un sacco di meraviglie da NYX, e allora vi anticipo solo che, anzi, questo video sarà online quando io già avrò probabilmente caricato il giveaway su Instagram, quindi vi aspetto su Instagram perché c'è un super mega regalo NYX anche per voi su Instagram, quindi andate qua sotto sul link. Ma vi faccio vedere appunto le cosine che mi sono arrivate. Allora, c'è... che cos'è sta figata? Glitter Primer, ok, non sapevo che NYX lo facesse, il Glitter Primer. Molto molto interessante, perché per adesso l'ho visto solo da Too Faced. Poi ci sono le Wicked Lashes. Non uso tantissime ciglia finte, ma sono molto curiosa perché detesto quelle magnetiche. Non sono magnetiche, dimmi di no. No, penso di no. Ok. Meno male. Poi, che cosa c'è? Allora, Skin Perfecting Primer. Ah sì, questo ero curiosissima di provarlo. È un primer perfezionatore di pelle, Angel Veil, quindi molto molto curiosa. Primer pelle perfetta, anche perché è carino. Poi ci sono un sacco di prodotti labbra, e ci sono, allora, i NYX Liquid Suede, c'è questo metallizzato, poi c'è il Midnight Chaos, molto sbrilluccicoso, altri Midnight Chaos che sono tipo duochrome, molto carini questi, e poi c'è un altro duochromatic,
Wow, questi non l'avevo mai visti. E poi un This Is Everything Lip Oil, molto interessante, un olio per idratare le labbra. E poi c'è questo che invece è un liquid suede di questo bellissimo colore arancio. Tra l'altro uno dei liquid suede NYX tra i miei preferiti per quanto riguarda i rossetti aranciati, è davvero molto carino. Poi questi sono estremamente scriventi, quindi il colore, cioè se lo volete strapieno, questi sono pazzeschi. E poi ci sono due glitter, giustamente la colla per i glitter o anche i glitterini. Questi sono holographics e poi ci sono anche bianchi perlati. Poi c'è Dark Circle Concealer, quindi un correttore per le occhiaie. E in inglese suona sempre meglio, vero? Poi c'è il Away We Glow Liquid Booster. Ok, questo non so che cosa sia. Ah, si aggiunge il fondotinta per... Si aggiunge praticamente il fondotinta a qualche goccina per rendere il tuo fondotinta un pochino più glowy. E poi c'è il NYX Suede Rosette Day, questo ce l'ho ma purtroppo non mi sono trovata bene con i suede in stick, mi trovo bene solo con quelli liquidi. Poi c'è il No Filter Blurring Primer, molto interessante, un primer blurry, ci piace. Poi Long Lasting Setting Spray, spray fissante lunga tenuta matte finish, ragazzi, perché no? Approfittiamone, direi, me lo sono mangiato. Poi c'è la Micro Contour Duo Pencil, questa mi sa che già ce l'avevo ma non so se in questo colore. Poi Shine Killer Primer, ma tutti questi primer fighi che aveva NYX che io non sapevo niente, voglio parlarne. Poi ci sono due ombretti in polvere, il Black Knight e il Baroque. Ah no, sono in realtà ombretti in crema, sembrano molto belli. E poi ci sono un sacco di cosine in realtà in questo pacchetto. Ah, e qui ci sono le palette. Allora c'è la... No, questa ce l'ho, questa ce l'ho già. C'è la Love You So Mochi. Non uccidetemi, sa che si dice mochi, forse mi sbaglio, ok? E poi c'è la Born to Glow, anche questa ce l'ho e mi piace un sacco. Ho anche i singoli... i colori singoli. E poi c'è questa assolutamente non ce l'ho, e c'è una palette di no vabbè, Swear by It, i colori ragazzi, cioè pazzeschi, vabbè tutta scocciata, però notare questo giallo, questi aranciati sono stupendi. Non so come sia la coprenza, ma vabbè, NYX di solito ha comunque prodotti di alta qualità, quindi sicuramente saranno super scriventi. E vabbè, non volevo fare il trucco con questa palette, è troppo bella. E mi sa che qui vi ho fatto vedere tutto, sì. Allora, sto lanciando packaging e scatole ovunque. Allora, poi, faccio vedere, questo mi è arrivato anche questo oggi, proprio poco fa, ed è sempre di NYX. E c'è... ok, Matinist. Scopre la nuova collezione punk? Addirittura NYX? Allora c'è... Questa credo sia una palette di ombretti, sì, Shadow Palette. Provo ad aprirla, anche se è tutta scocciata, ho sempre grosse difficoltà io ad aprire i packaging dei prodotti nei miei video, non so come facciano gli altri. E da qui vedo però che i colori sono molto carini, forse un pochino più adatti agli occhi scuri, ma non necessariamente, andiamo a vedere. Molto carino il packaging e... No, sicuramente non necessariamente adatti solo agli occhi scuri, perché ci sono un sacco di colori che stanno molto bene anche con gli occhi chiari. Molto molto bella, devo dire, davvero stupenda. Ma vabbè, oggi non so perché, ma ho la fissa con le palette. E poi c'è il Highlighting Duo, un duo illuminante, però sono tipo viola, oh mio Dio, chissà com'è. E poi c'è il Matinist, questo prodotto labbra però dal colore... Secondo me non mi sta tanto bene, purtroppo. Io voglio sempre indossare questi colori pazzi così, ma sulle ragazze in carnagione chiara, non, ahimè, almeno cioè, su di me io non me li vedo bene. E poi c'è Metallic Copper, un rossetto, sempre di questa collezione, e che io ho grosse difficoltà ad aprire, che ce l'ho fatta, ed è
Tudu! Ed è questo. Beh, questo devo dire come colore molto più portabile, molto più carino dell'altro. Poi da Max Factor, che ha questo packaging tutto in velluto che però attira i peli e quindi strappè pieno di peli di gatto Denver, notare, non se ne vanno proprio. Tudum! Beh, l'ultimo pacchetto che ho ricevuto da Max Factor era, c'era il mio nome su ogni prodotto, quindi è un po' difficile battere quel pacchetto, diciamo. E questo non ha il mio nome, quindi... no, sto scherzando. E sono i nuovi fondotinta, cioè il nuovo fondotinta Radiant Lift, e poi c'è un Pro Illuminator, quindi un illuminante packaging, tra l'altro in vetro anche dell'illuminante, di solito per risparmiare molti brand li fanno in plastica. E poi c'è il c'è un correttore molto carino questo, e credo anche che tutto sommato il fondotinta, cosa dite, troppo scuro può starmi bene? Ma devo provarlo, però secondo me può andare, può andare. E poi, da quando in qua nei pacchetti PR mettono la mia colorazione, io non lo so, cioè si stanno esaudendo tutti i miei desideri. E poi mi è arrivato da Benefit, vabbè, Benefit come packaging è, cioè come al solito non delude mai, e c'è questo kit che sembra quasi uno scrigno, ragazzi, con la chiusura così, tac, e all'interno Brow Magic, qui ci sono tutti i consigli per le sopracciglia eccetera, e qui ci sono, voi lo sapete, questi sono tra i miei prodotti per sopracciglia preferiti. Vediamo. Allora, io amo questo, però non mi ricordo mai i nomi, tipo, ma quello che uso molto spesso è il Cabrow. Mi piace molto anche la Foolproof Brow Powder. Uso sempre il pennellino per solo la parte angolata di solito per applicare il gel, non vado sempre a pettinare le ciglia, devo dire la verità. E poi mi piace molto anche la Precisely My Brow Pencil. Non so che colorazioni siano, ma spero mi vadano bene. Comunque ce li ho ancora i miei prodotti, li ho, quindi... La 3, visto che la 3 è quella che uso io, perché ho usato la 2 e poi, se non sbaglio, sono passata alla 3. Sa di sì, o la 2 o la 3. Comunque, super super pacchettino, molto carino e bellissimo il packaging. E che sicuramente terrò in camera mia perché è troppo carino. Allora, poi, no, devo assolutamente farvela vedere, ve l'ho fatta vedere su Instagram Stories, lo so, ma lei merita una seconda mention. Ragazzi, questa mi è arrivata da Urban Decay ed è la nuova Naked Cherry. Lo sappiamo tutti, la Naked 1 è andata fuori produzione, lo so, una lacrimuccia è scesa tutte, e, però diciamo che hanno rimediato lanciando una nuova palette, ed è appunto questa, la Naked Cherry. L'ho aperta su Stories e vi devo dire che i colori mi sono piaciuti molto. Secondo me sono, allora, packaging molto carino. Sono contenta che non abbiano mai più rifatto una palette in velluto, perché mi attirava tutti i peli, i capelli e roba, cioè sporcizia, si intrappolava nel velluto. Quindi le palette in velluto sono belle quando le compri e quando sono nuove, dopo 2 giorni sono terribili. E quindi sono contenta che non sia in velluto, ma che sia così in plastica, tra l'altro con una semitrasparenza, con tutte le ciliegine sotto. E i colori, vi dirò, secondo me sono molto molto autunnali e in realtà adatti a qualsiasi colore d'occhi, però appunto secondo me sono abbastanza autunnali, quindi ci hanno azzeccato proprio come lancio in questo periodo, secondo me. Non l'ho ancora provata, ragazzi, ma fatemi sapere se volete una specie di Get Ready With Me o un tutorial, più o meno la stessa cosa, con questa palette. Posso fare una full face o first impressions utilizzando questa e ovviamente altri prodotti che stiamo vedendo oggi, quindi fatemi sapere. Ve l'ho chiesto anche su Stories, in molte mi avete detto di fare una full face o first impressions, quindi fatemi sapere anche qui se vi piace come idea, la farò sicuro. E poi, prima di arrivare ai miei grandi acquisti, ho ancora soltanto un pacchetto da farvi vedere, che è questo, sempre da Benefit, appunto il packaging di Benefit, impareggiabile. E ci sono all'interno, qui c'è anche lo specchio, voilà, e ci sono all'interno i nuovi Brow Contour Pro. Anche questi ve li avevo fatti vedere su Stories quando mi sono arrivati, e sono praticamente delle
matite per le sopracciglia, voi lo sapete, Benefit è famosissima per le sopracciglia, quindi loro sono tipo i maghi delle sopracciglia, e hanno fatto queste, tipo come chiamarla, penna, matita, che mi ricorda molto quelle che avevamo a scuola con tutti i colori dell'arcobaleno, vi ricordate? Solo che non c'era mai rosa, e quindi io mi arrabbiavo sempre tantissimo, e praticamente si preme il colore che si vuole andare ad utilizzare, c'è, ok, uno è per definire, uno è un highlighter, poi c'è il colore un po' più scuro, il colore un po' più chiaro e poi il definition definer, e non so come mai si vada a girare questo prodotto, ma so che per far uscire il colore basta andare a premere da questa parte, proprio come le matite che avevamo a scuola, almeno ditemi che le avevate anche voi, che non sono l'unica, e l'ho inceppata, se era possibile inceppata, no, ok, e sono disponibili in diverse tonalità, in diverse colorazioni, c'è la, allora c'è la blonde light, poi c'è la brown light, la, aiuto, la medium, brown medium, la brown black e la, no, la brown black light e la brown black deep. Io credo di usare, non le ho ancora provate, però secondo me come colorazioni io userei la brown light o la brown medium, una cosa del genere. E poi qua sotto, vabbè, questi invece sono i packaging, e poi qui c'è anche il pennello che vi facevo vedere prima, che è appunto angolato da una parte e con lo spazzolino dall'altra, quindi grazie Benefit, molto molto carino. E poi mi sa che siamo arrivati finalmente, ragazzi. Allora, io sono andata tipo a Venezia da Cartier un mese fa, credo circa, più o meno, e ho ottenuto questo pacchetto lì senza aprirlo per farvelo vedere in questo video, ok? Ok, allora apprezzate almeno l'impegno, perché non è stato per niente facile, e mi hanno messo tutto quanto in questa borsetta perché mi hanno detto che è più sicuro non far vedere la scritta Cartier, e quindi lì mi sono un attimino preoccupata. Però, allora, e all'interno c'è la busta Cartier. Busta. Ta-da! Se non sfascio tutto prima. Ta-da! La busta Cartier. E poi c'è... Allora, che cos'è questo? Ah sì, lei mi ha dato anche un libro di Cartier, che non riuscirò mai ad aprire probabilmente, mi ha regalato la ragazza della boutique di Venezia, non mi ricordo il suo nome, ma ho il bigliettino da qualche parte, molto carina lei, e c'è appunto, vabbè, c'è tutta la storia di Cartier con varie appunto note e informazioni del brand. Poi, allora c'è, vabbè, c'è la fattura, che non penso mi interessi. E poi, però una cosa sto notando, non c'è il cleaning kit, di solito ti danno un kit per andare a pulire il tuo gioiello, lo so perché Demesa ha appena fatto un acquisto da Cartier e lei il cleaning kit ce l'ha, e a me non l'hanno dato, e questo mi fa arrabbiare non poco, non so perché, penso sia incluso in ogni acquisto, ma così mi hanno detto, e a me non l'hanno dato. Però vi faccio vedere però quello che ho preso, che sono molto contenta, finalmente posso indossarlo, allora, ok, ta-da, un'altra scatola, credevate di vedere cosa ho preso, invece no, ok, questa è, ok, la scatola di Cartier, che poi è stato il mio primo vero, cioè, primo vero, ho un orologio di Cartier, il Panthère, in oro, che però ho preso vintage, e questo invece è stato un acquisto che ho fatto proprio dalla boutique di Cartier, e quindi è stato tipo il mio primo vero acquisto da Cartier nella boutique, e ta-da! Ho preso, ragazzi, il Love Ring, ve lo faccio vedere più da vicino, eccolo qua, ho preso la versione classica, quella più alta, c'è anche una versione un pochino più sottile, che però viene utilizzata anche per le fedi di matrimonio, quindi non mi piaceva tantissimo, volevo un anello che fosse appunto un pochino più, insomma, mi piaceva la versione classica, che è questa, è in oro, non ho preso la versione con diamanti, è quello semplice, ed è appunto l'anello Love. Era da tantissimo che volevo prendere questo anello e penso che il mio prossimo acquisto sarà il Love Bracelet, e sono molto molto fiera di aver preso questo anello, finalmente, non ci posso credere, però Cartier, io voglio il cleaning kit, sta cosa mi dà fastidio, quindi tolgo l'anello di Dior adesso, scusa Dior, non me ne volere, e vado ad indossare quello di Cartier.
Wow, spero di aver azzeccato la taglia, perché sono stata lì tipo per un'ora, perché non sapevo, perché tipo una taglia mi andava bene, poi mi sono lavata le mani con l'acqua fredda, mi stava grande, poi c'era caldo in negozio, mi stava piccolo, quindi alla fine mi sono detto ok, prendo la via di mezzo che secondo me andrà bene e insomma devo dire che mi va molto molto bene. Non esce con troppa facilità, ma nemmeno con... ma non è nemmeno difficile, quindi sono super 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 felice, sì! E appunto, prossimo acquisto sarà il Love Bracelet, che però penso sempre che abbia un prezzo un pochino troppo elevato per il... non voglio dire per il valore, ma non lo so, penso che un pochino di meno dovrebbe costare il Love Bracelet e quindi per adesso ho preso il Love Ring, che però mi fa impazzire, sono troppo felice. E poi vi faccio vedere anche la cosina che ho preso, ta-da! Da Dior, e l'ho presa ad Amsterdam quando siamo state con The Mesa, perché siamo state ad Alkmaar da lei tutta la settimana, però una giornata l'abbiamo passata ad Amsterdam e siamo andate a fare shopping. Lei voleva andare da Cartier e ha preso anche lei un anello di Cartier, e non il Love Ring però un altro. Io invece ho preso, ta-da! Allora, in realtà non avevo in programma di prendere nulla, sono andata da Chanel. Io vi giuro, cioè grazie al cielo, per una volta mi capita, sono andata da Chanel e non c'era assolutamente niente che mi piacesse, ma zero, cioè niente, nulla, nada. E allora mi sono detta, beh, meglio per il mio portafoglio, solo che accanto c'era Dior ed ho visto questa borsa che mi è piaciuta tantissimo. Vi anticipo una cosa, probabilmente non è il mio stile, nel senso che è il mio stile, ma non è la cosa classica che voi pensate che io comprerei da Dior, se ha un senso quello che sto dicendo. Comunque nel frattempo sto spacchettando e faccio vedere ora in diretta, se riesco, aiuto, ta-da! Ta-da! Ne ho visto un sacco di borse e alla fine mi sono decisa per questa. Tadam! Sì, ho preso lei. Allora, qui c'è la dust bag, niente di interessante. Ho preso lei. Allora, io vi giuro non mi ricordo come si chiama il modello di questa borsa, so che è famosissimo, non mi ricordo come si chiama. Ok? Ok. E si può portare o così, ok? Così. Però non mi piace tantissimo portarlo così, oppure con la sua cinghia, sostanzialmente è un pochino troppo corta, almeno per me che sono molto alta, e da poter portare, anche se la allungo al massimo, da poter portare a tracolla, quindi la porterò a braccio. Ed è, cioè vi giuro, perché non so il nome del modello e non c'è scritto da nessuna parte, peraltro no, non c'è scritto da nessuna parte, ok, comunque sì, lo so, è un modello famosissimo. Mi sono innamorata anche del modello che c'era rosa metallizzato, però ragazzi era veramente troppo troppo piccola, cioè non era una borsa da poter utilizzare ogni giorno e non la fanno assolutamente in versioni più grandi, quindi alla fine. E poi per puro caso ho visto questa, e di borse marroni di questo colore dorate ne ho solo una, che è la Prada, che ho comprato tipo 6 anni fa in un outlet, e quindi quando voglio una borsa di questo colore tendo sempre ad usare quella, e quindi adesso mi sono decisa ed ho preso questa. Lo so, è un po' diversa dal mio stile solito, però vedrete gli outfit che farò con questa borsa e poi mi direte che cosa ne pensate. A me piace tantissimo, scrivetevi il modello di questa borsa, voi che sapete tutto, perché almeno io non me lo ricordo, non è la Lady Dior e non è la Diorama, è l'altra, non mi ricordo, ok. Comunque questo è il mio mega grande acquisto assieme all'anello di Cartier, insomma. Quindi questo è quanto, vi ho fatto vedere davvero tantissima roba, spero vi sia piaciuto questo video. Lo so, non vi piacciono sempre questi video in cui raggruppo il mio shopping personale con i pacchetti che mi arrivano dalle aziende, però questa volta per me era più comodo così, ok? Quindi non farò sempre così necessariamente. Comunque, mia family, io vi ringrazio per tutti i bei messaggi che mi avete mandato, non volevo rattristarvi con... comunque vi ringrazio per tutti i bei commenti che mi avete lasciato sotto l'ultimo video, che sapete qual è, e vi ringrazio perché mi state vicino e per me vuol dire davvero tanto 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 tanto, e mi sollevate così, quindi vi ringrazio di cuore, non per finta, ma vi ringrazio davvero per tutto quello che fate per me. Quindi questo è quanto, bacio grandissimo e noi ci vediamo domani con un nuovo video, ciao.